Proseguono le riflessioni politiche dopo il sequestro del cantiere dei lavori per la realizzazione dell'otto 6 di Collette Zotto. Ad intervenire è ora il capogruppo del PD in consiglio provinciale, Riccardo Giordano, secondo cui questa situazione pone grosse problematiche sul futuro smaltimento dei rifiuti nell'imperiese. A fine anno, infatti, il lotto 5 sarà esaurito, e se non si sarà nel frattempo realizzata un'area già pronta e collaudata per ospitare i rifiuti, si verificherà un'emergenza di difficile da superare. Lo smaltimento fuori provincia, che è una soluzione fattibile anche se molto onerosa per i contribuenti, presuppone tuttavia che ci sia un pretrattamento della spazzatura in un sito che non è ancora stato individuato. E dunque è auspicabile, ha detto Riccardo Giordano, che la magistratura faccia al più presto luce sulle responsabilità dei singoli soggetti coinvolti per accertare o escludere eventuali profili penalmente rilevabili, ma soprattutto per stabilire se i fatti contestati stati abbiano riflessi sulle scelte pianificatorie. Al di là delle singole responsabilità, prosegue il capogruppo del PD, occorre infatti chiarire se i rilievi contestati siano tali da precludere ogni possibilità di realizzazione di una discarica di rifiuti nel lotto 6 di collette Ozotto, ovvero se, fatte le opportune verifiche, sia possibile riprendere i lavori. Riccardo Giordano punta poi il dito contro i ritardi imputabili alle diverse amministrazioni provinciali che per decenni si sono occupate del problema rifiuti senza trovare una soluzione definitiva. Intanto Beppe Grillo ha confermato la sua visita alla discarica di Colletto Zotto in programma per venerdì. La visita è stata concordata con i gestori della discarica, la ditta idroedil di Taggia, a seguito di un'interrogazione parlamentare del Movimento 5 Stelle. Grillo interverrà ancora una volta in merito al piano rifiuti zero portato avanti dal suo movimento.